Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 5 marzo del 2020. Ovviamente i giornali oggi sono tutti quanti pieni della vicenda coronavirus, ma soprattutto su una delle decisioni adottate da questo governo proprio ieri, e cioè della chiusura delle scuole fino al 15 marzo, almeno fino al 15 marzo. Ovviamente poi dopo i giornali vi raccontano cosa, come, i congedi parentali, quelle misure diciamo a spizzichi e bocconi che potrebbero riuscire a dare una mano, perché il problema non è tanto chiudere le scuole, ma quando i bambini non vanno a scuola ci sono dei genitori che li devono gestire e a parte forse Rocco Casalino e l'avvocato di Foggia, il Premier Conte, molti si rendono conto che se i bambini non vanno a scuola e i genitori li devono gestire, non tutti hanno qualcuno che li può gestire questi bambini. Insomma, esiste un tema quando improvvisamente si cambiano i piani a milioni di italiani, però ovviamente voglio dire, davanti a un virus e a un contagio che sembra diffondersi sempre di più, si possono anche fare, diciamo, scelte drastiche come questa. Ma il punto vero di tutta questa vicenda, di cui se ne rendono conto praticamente tutti i giornali italiani, tranne il Fatto Quotidiano, è la comunicazione incredibile fatta ieri dal governo. Ed è una comunicazione che dà il senso non solo che questo è un governo, come abbiamo detto tante altre volte, di cialtroni, ma è un governo che non ti fa sentire al sicuro. Ieri ho visto un video, tra poco lo metterò e vi invito a vederlo. Adesso chiedo anche ai miei amici, diciamo, del sito nicolaporro.it di recuperarlo, magari glielo mando io, del Premier di Singapore, che fa un discorso in inglese sottotitolato, quindi ve lo metto sul sito, secondo me è facilmente comprensibile. E poi lì vedete qualcuno che ha in mano la gestione del problema. Poi vedi quello che è successo ieri, saluto Giorgio che vedo collegamento ora, Vito che si sono collegati ora sul sito, poi vedi come si è comportato ieri il governo. Conte, indipendentemente dal fatto che sia giusto o sbagliato la sua attività, sembrano tutte cose estemporanee, fatte senza professionalità, dette sempre con quest'aria seria e sobria. Seria e sobria, riesce a dire Travaglio. Questo è un governo serio e sobrio. Cazzo, un governo che fino a ieri basta leggersi Capezzone, non è che si inventa Capezzone sulla verità delle cose incredibili, si inventa i comunicati stampa, si scrive le ANSA. Scrive tutte le comunicazioni che sono state fatte ieri, 14.04, chiudiamo le scuole, 14.34, il ministro della pubblica istruzione, Azzolina, dice no, ma che chiudere le scuole? Stiamo discutendo, ma non si discute, e poi dopo si cambia idea. Insomma, questo dà il senso di un governo che non sa governare, un governo che è abituato, come dice qualcuno, chi è che l'ha detto, che l'ha scritto fantastico oggi, che è passato dal Rousseau di Casaleggio al Russo di Casalino. E non so quale dei due sia meglio per le sorti di questo paese. Fantastico, devo dire Travaglio, che nel giorno in cui il governo fa questa pessima comunicazione, questa assurda, Françoise me l'aveva detto che è arrabbiata come una bestia, c'ha ragione, questa assurda comunicazione, guardate che la comunicazione in questo caso, soprattutto quando si parla di panico, quando si parla di virus, quando si parla di cose che si conoscono poche, è fondamentale. Io vi invito, guardate come parla il Premier di Singapore, non degli Stati Uniti, e capite cosa è importante la comunicazione, che vuol dire rassicurare, dare l'idea che c'è qualcuno che ci sta lavorando, non questa comunicazione da pezzenti che stanno facendo al governo, perché questa comunicazione mai come in questo caso mette a quelli che stanno dall'altra parte, come vi posso dire, un senso di angoscia. Lo dice molto bene De Robertis. Oggi politici ci hanno bombardato di messaggi contraddittori. E se i politici e gli scienziati ci danno messaggi contraddittori, beh, insomma, devo dire la verità, noi che cosa possiamo fare che siamo dall'altra parte della barricata? I sindaci, dice Travaglio alla Sala, la smettano di farsi belli. È fantastico! Oggi il Fatto Quotidiano veramente è diventato il portavoce di Casalino, ma più di Casalino. È una cosa imbarazzante. Il povero Sala, sindaco di Milano, che si rende veramente conto di che cosa sta succedendo in quella città, a differenza dell'avvocato di Foggia, beh, insomma, il sindaco Sala dice speriamo che fra 2 mesi, fra 1 mese, insomma, si riesca a recuperare, perché ragazzi, la situazione non è grave, più che grave. Questa idea che tu fai un po' di sconto fiscale per poter migliorare l'economia nel futuro è una di quelle cazzate di chi non ha neanche la più pallida idea di come funzioni un motore economico, che non è fatto soltanto da uno scontino fiscale, è fatto dal fatto che si è bloccato tutto, turismo,
trasporti, servizi, professioni, incontri. C'è un mio amico, Paride, molto simpatico, che io seguo su Twitter, mi ha detto: sapete che c'è? Io faccio degli eventi e sapete che cosa faccio nelle prossime settimane? Mi sono preso una vacanza, perché tanto non ci sono, per i prossimi 2 mesi non ci saranno eventi. E se lui si prende una vacanza, si prendono una vacanza i suoi dipendenti, si prendono i suoi collaboratori. Insomma, questa è la morte leggera dell'economia. Sanno solo chiudere, titola polemicamente il giornale. Scuole chiuse, no degli scienziati. Questa è un'altra delle questioni invece poste dalla Stampa, perché sostiene che ci sarebbe molto dibattito tra gli scienziati sulla bontà o no di questa scelta di chiudere le scuole. Il vero punto, ragazzi, di tutto quello che sta avvenendo invece lo titola oggi, secondo me, in modo molto azzeccato Libero Quotidiano, e cioè che cosa dice qua? Il vero problema sono i posti letto, perché questa malattia, se si diffonde, questo è il vero problema, fa sì che almeno un 5-6% dei malati debba andare in terapia intensiva, non il 10%, 5-6%, e quindi pare, secondo il Libero, che il, e anche la Stampa per la verità su questo concordano, il 95% dei posti di letto di terapia intensiva sono stati occupati. Beh, poi dopo il sistema al collasso, titolo alcuno, altri ti rispondono, l'hanno fatto anche a me a Quarta Repubblica, che abbiamo un 5.000 posti in più che sarebbero stati già approntati dalla Protezione Civile e dalle, come si chiama, dalle squadre della, militari, anche se su Borrelli oggi le critiche sono mostruose, cioè, e devo dire la verità che non mi sembra il Bertolaso di turno, e mi sembra, oggi chi è che lo prende un po' in giro? Lo prende un po' in giro, mi sembra Belpietro sulla Verità, che dice che l'altro giorno a Mattino 5 ha fatto una brutta figura. Non so se si può misurare la capacità di un capo della Protezione Civile dalle sue performance in televisione, però fino a questo momento non mi sembra che sia stato diciamo molto efficace. E un'altra vicenda che vi segnalo è quella foto in prima pagina che ti dà l'idea di questo paese, di questo continente morto, perché quando siamo nel pieno del casino, della tempesta perfetta, come l'ha definita giustamente Sallusti 2-3 giorni fa sul suo giornale, e cioè un virus che nel bene o nel male sta riducendo l'attività economica dell'Europa, che non mi sembra che cresca a livelli, diciamo, mostruosi. Dall'altra parte c'è una bomba vera in Grecia, derivante dalle scelte assurde fatte dalla Germania e dall'Unione Europea di aiutare Erdogan con i profughi siriani. Mentre c'è questa specie di gigantesca bomba economica, virologica e dei migranti, quale cazzo è la foto che si fa Ursula? Sapete qual è? Con Greta Thunberg. E Greta Thunberg non solo, c'è questa bella foto, Greta invitata in Commissione Europea, ma Greta che prende pure per il culo la presidentessa della Commissione Europea. Fa bene ovviamente Greta a prendere per il culo la signora che non c'ha mai un capello fuori posto, tranne le idee che sono totalmente fuori posto, perché nella ossessiva ricerca della politica corretta da parte di questa Ursula, di chi l'ha eletta, il problema dell'Europa è la CO2. Ma guardate, il problema della CO2 l'abbiamo risolto molto facilmente con questo virus. Ovviamente le produzioni in Europa stanno crollando, l'inquinamento sta crollando, e quindi una soluzione ce l'abbiamo per dar ragione alla signora, e cioè banalmente quella di trovarsi un virus al mese, oppure non lavorare, oppure ridurre il PIL. Questa è la soluzione, molto banale. Cioè, noi siamo ancora qua che discutiamo con sta ragazzina che gli facciamo arrivare alla sedia della Commissione Europea col Green New Deal, lo stesso che mi sembrava che volesse fare il nostro avvocato Foggiano. Nel frattempo viene due o tre notizie finali di giornata. Prestipino è il nuovo, finalmente dopo 10 mesi, procuratore di Roma, capo della procura di Roma, quindi sono riusciti dopo tutto il casino di Palamara a far fuori quello che doveva diventare procuratore, Lovoi, che voleva, diciamo, la parte moderata della magistratura, e passa con un cambio, diciamo, di decisione, passa il vice di Pignatone, cioè l'uomo di Pignatone, roba per addetti ai lavori, e oggi se ne parlano un po' tutti i giornali.
giornali. Per chi è interessato, c'è anche Amadori che ne parla molto diffusamente. Biden vince, il Super Tuesday ne avevamo già parlato noi, e però quello che succede è che, come spiega oggi il Wall Street Journal, vi consiglio di leggere il pezzo su Wall Street Journal, anzi ve lo riassumo io, la vittoria di Biden fa volare il mercato americano nonostante il coronavirus, perché quelli temevano più del coronavirus un candidato alla presidenza della Repubblica Americana socialista come Sanders. Il mercato questo non l'avrebbe digerito, e l'idea che ci sia il vice di Obama questa cosa la fa godere il mercato. Gaggi oggi sul Corriere della Sera ci spiega che dietro a Biden c'è la regia di Obama. Io trovo fantastico, spero che qualcuno lo possa fare sul mio sito, di raccontare come invece il flop del miliardario Bloomberg, che piaceva a tutte le persone che piacciono in Italia, oggi non sia raccontato da nessuno. Ciao Tommaso Michelucci, saluta, salutato. Insomma, un abbraccio da Puglia anche a te, Tita. Ma le sardine su Greta lasciamole perdere, Daniele. E l'altra cosa fantastica quindi è che il flop di Bloomberg, il sardino americano, con decine e centinaia di milioni di euro spesi in campagna elettorale, non viene commentato. Infine, Pascale e Cavaliere si lasciano, e chi se ne frega, verrebbe da dire, ma i giornali sono pieni della storia finita tra il Cavaliere di Arcore e la signora Pascale. Direi che per oggi è tutto, per il resto ci aggiorniamo più tardi e spero di rimediarvi e mettervi sul mio sito questo discorso fantastico del Premier di Singapore. Ciao!